Siamo a Monticiano, aria di palio davvero, il martedì subito dopo la Pasqua, significa che ci stiamo avvicinando davvero a grandi passi. Aria di palio sì, ma aria molto fredda, un clima rigidissimo accompagnerà queste 7 corse previste nel pomeriggio di Monticiano qui sulla pista del Tamburo. Siamo pronti per la prima corsa, intanto la prima corsa con 7 cavalli, Reverenda Madre, Solero, Sottieresu, Reo Confesso, Questurino, Stallinec e Roccorò. I cavalli sono come sempre agli ordini di Enzo Giorgi, stanno entrando, è entrata già Federico Guglielmi con Reverenda Madre, la giubba di Federico Guglielmi è viola e verde, è entrato anche Solero con Sebastiano Murtas, giubba bianco-nera, anche Sottieresu con Giuseppe Deriu, giubba giallo-nera per Giuseppe Deriu, è entrato anche Reo Confesso con Andrea Chessa, giubba rosso e blu che si sta mettendo in questo momento al posto, è entrato anche Questurino con Alessandro Congiu, Questurino baio di 8 anni, un cavallo interessante che è andato spesso vicino a entrare nell'otto dei 10. Di rincorsa c'è Roccorò con Rocco Betti e c'è anche Stallinec con Giuseppe Zed, vediamo Giuseppe Zed con giubba rosso-blu e maniche bianche, la sua giubba storica. I cavalli sono al canape pronti per il via, c'è Roccorò di rincorsa, anche questo un bellissimo baio di 7 anni allenato da Jonathan Bartoletti, i cavalli sono tranquilli, la mossa sembrerebbe maturare, vediamo se così è e in effetti questa è la mossa buona con la prima posizione per Andrea Chessa in prima posizione con Reo Confesso, dietro di lui c'è Stallinec con Giuseppe Zed e ancora Reo Confesso in prima posizione, Reo Confesso con Andrea Chessa, dietro c'è Stallinec che prova ad attaccare Giuseppe Zed con questo cavallo che ha ben figurato negli appuntamenti in provincia. Dietro c'è Questurino con Alessandro Congiu. Ancora la testa delle operazioni è per Andrea Chessa. Andrea Chessa ancora in prima posizione con Reo Confesso. Reo Confesso ancora in prima posizione. Stallinec è lì, prova ad attaccarlo. Ecco, Giuseppe Zed prova per linee esterne. Dietro c'è ancora Questurino con Alessandro Congiu, prova e Alessandro Congiu che in questo momento cade e quindi prosegue la sua corsa scosso. Questurino, ancora la prima posizione per Andrea Chessa, la seconda è per Giuseppe Zed con Stallinec, Andrea Chessa con Reo Confesso, Stallinec tenta una progressione, prova ad attaccare per linee esterne, non ci riesce, ancora la prima posizione per Andrea Chessa e Reo Confesso, siamo nella curva che precede la retta dell'arrivo con un bellissimo arrivo, Stallinec prova ad attaccare ancora, si difende benissimo, Andrea Chessa va a vincere con Reo Confesso, la prima posizione è per lui, la seconda è per Stallinec con Giuseppe Zed, la terza posizione è per Reverenda Madre con Federico Guglielmi. E siamo alla seconda corsa con Remo II e Giuseppe Zed che stanno entrando tra i canapi in questo momento. Remo II un bel baio di 7 anni di proprietà dello stesso Giuseppe Zed, si sta posizionando allo steccato. Eccolo qua, Giuseppe Zed con Remo II, entra anche Resolza con Antonio Siri, la cavallina di Luca Veneri. Resolza con Antonio Siri, la giubba di Antonio Siri è blu e nera, si sta avvicinando a lui anche Occolè con Michel Puzzu, Occolè il 10 anni baio vincitore di palio per la Contrada della Civetta, il baio di Alberto Manenti che si è già posizionato, anche Salute con Elias Mannucci in posizione, sta entrando la grigia Ondina Prima con Dino Pes che è allenatore e proprietario di questa bellissima grigia che ha fatto vedere veramente grandi cose nella sua carriera in provincia. È entrato anche Rexy, anche questo un cavallo di Nicola Sandroni, lo monta Jonathan Bartoletti che è anche il suo allenatore, mentre la rincorsa è per Polonsky,
9 anni Sauro di Marc Henry Sghetti, potentissimo questo Sauro, vincitore di palio nella contrada della Selva con Giovanni Azzeni. È stato messo di rincorsa, probabilmente di questi cavalli c'è poco da vedere e da sapere. I cavalli sono all'interno dei due canapi, qualcuno si sta muovendo, c'è Rexy con Bartoletti, petto al canape, cavallo davvero molto bello, interessante da guardare con attenzione. Anche Remo II di Giuseppe Zed, Remo II che in questo momento è allo steccato, De Riu con Polonsky a dettare il tempo del via, vediamo se la mossa sta maturando in questo freddissimo pomeriggio nella pista del Tamburo a Monticiano. Remo II Resolza, Occolè Salute, Ondina Prima, Rexy, Polonsky. Ancora De Riu è fuori, la mossa sembra maturare, però in questo momento c'è fuori posizione Giuseppe Zed, Remo II è girata anche Resolza con Antonio Siri, c'è un pochino di confusione, mentre tranquillissimo è Rexy con Bartoletti che è tutto all'esterno in attesa del tempo del via. Tranquilla anche la grigia Ondina. De Riu ancora sta guardando con Polonsky i colleghi per andare a cogliere l'attimo del via. Tutti abbastanza tranquilli, in realtà qui si tratta di cavalli esperti, di cavalli che hanno già ampiamente dimostrato il loro valore, ora sembrerebbero in posizione. C'è invece Ondina con Dino Pes che è fuori posizione, vediamo se questa mossa matura con ancora De Riu e il Sauro Polonsky, il Sauro di Marc Henry Sghetti fuori a determinare il tempo del via. Giuseppe Zed è con Remo II, Resolza è con Antonio Siri, Michel Puzzo è con Occolè, Elias Mannucci è con Salute, Ondina Prima è con Dino Pes, Rexy è con Jonathan Bartoletti, Polonsky, come dicevamo, è con Giuseppe De Riu. Ora sembrerebbe che potessimo essere in una situazione che permette un buon tempo di mossa, ma c'è ancora fuori posizione Resolza con Antonio Siri. Vediamo se Siri riporta la cavallina con petto al canapo. Si gira anche Remo II, un po' più complicata questa seconda mossa. Cavalli che a tratti si muovono, anche se spesso sono i fantini in realtà che fanno muovere i cavalli e non viceversa. D'altronde sono corse di addestramento e come tali vanno prese, vanno valutate, addestramento sicuramente per i cavalli ma anche banco di prova per i fantini, specialmente più giovani. Questa è una pista impegnativa, è una pista che guarda in faccia, per cui fare bene a Monticiano sicuramente è una vetrina importantissima. Nulla togliere alle corse diverse che ci sono in provincia ma che sicuramente sono meno impegnative, questa è una pista importante, una pista dove far bene può significare anche molto. Vediamo se questa mossa matura con Remo II fuori posizione, Giuseppe Zed che ora lo rimette con petto al canape. Ora sembrerebbe che ci fossero le condizioni per andare via con Rexy, infatti la mossa è buona con una bellissima partenza da parte di Jonathan Bartoletti con Rexy che guadagna subito la testa delle operazioni. La seconda posizione è per Michel Puzzu, ancora prima posizione per Bartoletti che va veramente velocissimo, la seconda è per Michel Puzzu con Occolè. Ora in questo momento in realtà Bartoletti ha ripreso il proprio cavallo, gli ha fatto fare un giro fortissimo come ci ha abituato a fare anche negli anni precedenti. La prima posizione è ancora per Occolè, la seconda è per Ondina Prima, sta provando a rimontare posizioni anche Giuseppe Zed con Remo II.
Remo II che è appaiato in questo momento ad Ondina Prima, anche Occolè ha già fatto il proprio lavoro, quindi Michel Puzzu lo richiama, guadagna quindi la testa delle operazioni Ondina Prima con un Giuseppe Zedde che invece dietro sta impegnando molto Remo II. Remo II su Ondina Prima prova ad attaccarla per linee esterne, Giuseppe Zedde prova a guadagnare la testa delle operazioni, ma questa fantastica grigia si difende dagli attacchi di un cavallo che fisicamente senz'altro è più potente di lei e ha la meglio appunto Ondina Prima su Remo II e su Polonsky che ha fatto una bellissima rimonta dalla posizione della rincorsa e ha dimostrato naturalmente tutto il suo valore. Quindi la prima posizione è per Ondina Prima con Dino Pes, la seconda posizione è per Remo II con Giuseppe Zedde, la terza posizione è per Polonsky con Giuseppe De Riu. Siamo giunti alla terza corsa a Monticiano, corse di addestramento in vista del Palio 2017, quindi davvero importanti per addetti ai lavori. Terza corsa con sei cavalli, Schietta, Trattu de Zamaglia, Saburghesa, Techero, Quasimodo di Gallura e Quemasca. I cavalli, c'è stato in questo momento una falsa, un abbassamento precauzionale del canape, quindi avremo modo di presentarvi cavalli e fantini in un successivo momento. Eccoli qua, è entrato Giosuè Carboni con Schietta, allo steccato Giosuè Carboni con giubba verde gialla, accanto a lui c'è Trattu de Zamaglia con Alessandro Cerzosimo, giubba nero e gialla. Quindi c'è Mattia Chiavassa con Saburghesa, la giubba di Chiavassa è nero azzurra. È entrato anche Techero con Luca Paddeu con giubba a strisce blu e grigie. Accanto a lui c'è Enrico Bruschelli con la giubba verde grigia e Quasimodo di Gallura, il Quemasca con Andrea Chessa invece è di rincorsa, Andrea Chessa con giubba rosso blu con maniche bianche. I cavalli sono agli ordini di Enzo Giorgi, sembrerebbero abbastanza tranquilli, c'è fuori posizione in questo momento Saburghesa con Mattia Chiavassa, c'è Andrea Chessa che sta determinando il tempo del via, ancora la mossa non sembra matura, con ancora Chiavassa fuori posizione, anche Cerzosimo e Paddeu, tranquillo l'esperto Quasimodo, tranquilla Schietta, ancora non ci siamo, siamo fuori posizione con i cavalli che non rispettano neanche l'ordine di ingresso all'interno dei due canapi. Vediamo se questa mossa andrà maturando. C'è ancora Giosuè Carboni tranquillo in prima posizione. Ora Alessandro Cerzosimo è accanto a lui, tranquillo anche Trattu de Zamaglia. Deve inserirsi Mattia Chiavassa con Saburghesa che è fuori posizione, tranquillo Quasimodo con Enrico Bruschelli, Luca Paddeu va a ritrovare la sua posizione. C'è stato un attimo in cui sembrava che la mossa potesse essere buona con Andrea Chessa, che però non ha ritenuto di avvicinarsi. Ora ancora un po' di confusione in questa terza corsa con cavalli che stentano a trovare un allineamento. A parte i cavalli esperti che naturalmente sanno già bene di che cosa si tratta. C'è Chessa che si sta muovendo, Luca Paddeu è ancora fuori posizione con Techero, ecco Paddeu che ora va a cercare lo steccato, posizioni non rispettate, Chiavassa che prova ad inserirsi, ora è Chiavassa che prova a guadagnare lo steccato, naturalmente Giosuè Carboni con Schietta non ci sta, si sta avvicinando Andrea Chessa. C'è Cerzosimo, Chiavassa ancora dietro, Quasimodo di Gallura che è in quinta posizione, la mossa sembrerebbe matura, vediamo se la nostra impressione è quella buona, ma c'è ancora Chiavassa con il cavallo girato, ora è Paddeu con il cavallo girato, vediamo se
si riesce a trovare un allineamento buono e infatti la mossa è buona con una ottima partenza da parte di Quasimodo di Gallura ed Enrico Bruschelli e di Schietta e Giosuè Carboni che sono alla testa delle operazioni, sfilano via molto bene con Schietta in prima posizione, Quasimodo che è in seconda posizione, dietro c'è Luca Paddeu con Techero. Prima posizione ancora per Schietta e Giosuè Carboni, la seconda è ancora per Enrico Bruschelli e Quasimodo di Gallura, le inquadrature sono tutte per loro. Dietro c'è Luca Paddeu, c'è stata la caduta di Mattia Chiavassa, la corsa non procede normalmente con ancora la prima posizione di Giosuè Carboni, la seconda è ancora per Enrico Bruschelli, Giosuè Carboni con Schietta in prima posizione, la seconda è per Quasimodo di Gallura ed Enrico Bruschelli. Ancora prima posizione per Schietta, c'è il cavallo che viene contromano, viene ripreso, questo permette ad Enrico Bruschelli di passare su Schietta e Giosuè Carboni, ora è Enrico Bruschelli con Quasimodo di Gallura in prima posizione, dietro sta provando ad attaccare anche Alessandro Cerzosi, ma ripreso in mano Giosuè Carboni con Schietta, viene fuori anche Alessandro Cerzosi con Trattude Zamaglia che guadagna la seconda posizione, mentre la terza posizione è per Techero con Luca Paddeu. Quarta corsa, ancora sei cavalli, stanno entrando all'interno dei due canapi, c'è Tue Galana con Rocco Betti, Superbia dei Sedini con Enrico Bruschelli, Tot God con Andrea Coghe, Quanto Vali con Jacopo Pacini, Sorighittu con Marco Bitti, Quarzus con Maurizio Pacchi, Rocco Betti allo steccato è già entrato così come Enrico Bruschelli. Rocco Betti con giubba giallo-azzurra, Enrico Bruschelli con giubba verde-grigia, quindi c'è Tot God con Andrea Coghe con giubba nero-fucsia, Quanto Vali è con Jacopo Pacini con la giubba fucsia-nero con maniche gialle, mentre all'esterno in quinta posizione c'è Marco Bitti, la rincorsa è per Maurizio Pacchi con Quarzus e qui i cavalli sono veramente tranquillissimi, una mossa che sembra davvero facile, vediamo se verremmo smentiti invece dal proseguo delle operazioni del via, i cavalli sono tranquilli, c'è Rocco Bitti, Enrico Bruschelli, Andrea Coghe, Marco Bitti, Maurizio Pacchi e infatti la mossa era nell'aria con una buonissima partenza da parte di Andrea Coghe che parte molto bene con Tot God, bene anche Jacopo Pacini con Quanto Vali, buon tempo del via anche per Enrico Bruschelli con Superbia dei Sedini, la prima è per Tot God con Coghe, prova per linee interne ad attaccare Enrico Bruschelli con Superbia dei Sedini, Tot God ancora in prima, Enrico Bruschelli e Superbia hanno la meglio su Quanto Vali, prova ad attaccare per linee esterne Bruschelli con Superbia dei Sedini, si difende Tot God ancora in prima posizione, la prima è per Andrea Coghe e Tot God, prova ancora Enrico Bruschelli, resiste agli attacchi Andrea Coghe con Tot God, dall'esterno viene fuori molto bene anche Jacopo Pacini con Quanto Vali, un bel testa a testa con Superbia dei Sedini che non si arrende, prova ad attaccare ancora Tot God, resiste Andrea Coghe con Tot God, Tot God ancora in prima posizione con Andrea Coghe, la seconda è ancora per Superbia dei Sedini ed Enrico Bruschelli, la terza è per Jacopo Pacini e Quanto Vali, bella davvero questa corsa, davvero molto interessante, siamo nella curva che precede la retta dell'arrivo con Tot God ancora in prima posizione, Superbia ancora in seconda posizione, la terza posizione è per Quanto Vali, questo è anche l'ordine di arrivo di questa quarta corsa con Tot God e Andrea Coghe che vanno a vincere su Superbia dei Sedini ed Enrico Bruschelli e Quanto Vali e Jacopo Pacini.
quinta corsa con 7 cavalli impegnati. I cavalli stanno entrando tra i canapi, sono Tristezza, Tiepolo, Sogni, Tottu Bellu, Cuore dei Sedini, Osama Bin, Re Mysterio. Tristezza è con Enrico Bruschelli, Tiepolo con Michel Puzzu, Sogni è con Antonio Siri, Tottu Bellu è con Salvo Vicino, Cuore dei Sedini con Jonathan Bartoletti, Osama Bin con Sebastiano Murtas, Re Mysterio con Elias Mannucci. La rincorsa quindi è per il Sauro di Mattia Marchetti e c'è un abbassamento precauzionale del canape. La mossa viene invalidata e si va a cercare un nuovo allineamento. Il nuovo allineamento che vede l'ingresso tra i canapi di Enrico Bruschelli con Tristezza, il baio di Enzo Tanzini, Enrico Bruschelli con Giubba Verde Grigia, accanto a lui c'è Tiepolo con Michel Puzzu, il 5 anni baio di Alessandro Favilli, Michel Puzzu con giubba bianco-blu e strisce verticali, accanto a lui c'è Antonio Siri con una giubba con cui lo vediamo correre da quest'anno, la giubba rosso-verde, siamo abituati a vederlo con giubba azzurro-nera, invece Antonio Siri che monta Sogni a giubba rosso-verde, accanto a lui c'è Salvo Vicino con giubba blu e azzurra, quindi c'è Cuore dei Sedini con Bartoletti, la giubba di Bartoletti la conosciamo tutti, così come quella azzurro-gialla, così come quella di Sebastiano Murtas che è bianco-nera. All'esterno c'è Elias Mannucci con la giubba grigio-rosso, Elias Mannucci e Re Mysterio, che sono di rincorsa, vediamo se la mossa matura, c'è Enrico Bruschelli fuori posizione con Tristezza, prova a guadagnare il canape, Enrico Bruschelli con Tristezza, si muove anche Tiepolo con Michel Puzzu che ora è in quarta posizione, i cavalli stanno trovando la mossa buona, no, c'è stata una ulteriore abbassamento precauzionale del canape, quindi due mosse invalidate, anzi non si può parlare di mossa falsa, vediamo se questa invece è la volta buona, abbiamo Michel Puzzu che è allo steccato, accanto a lui c'è Salvo Vicino, quindi Jonathan Bartoletti con Cuore dei Sedini, fuori posizione c'è Enrico Bruschelli con Tristezza, Antonio Siri con Sogni, la mossa è buona con una partenza davvero bruciante da parte di Cuore dei Sedini e Jonathan Bartoletti, Cuore dei Sedini in prima posizione, la seconda posizione è per Osama Bin con Sebastiano Murtas, giro davvero molto forte per Cuore dei Sedini e Jonathan Bartoletti, vediamo se come ci è abituato a vedere riprenderà il cavallo in mano dopo un giro, in effetti così è, c'è Jonathan Bartoletti che riprende in mano Cuore dei Sedini, questo permette a Osama Bin di sfilare via primo insieme a Sebastiano Murtas e guadagna metri preziosi, anche questo è un cavallo molto interessante, il baio di 10 anni di Marco Errisghetti guadagna davvero molti metri sugli inseguitori, si fa avanti anche Sogni con Antonio Siri, Osama Bin sembra ben controllare la corsa, prova Antonio Siri a guadagnare metri, non sembra impensierito Murtas che si gira per vedere che cosa succede nelle retrovie, ancora la prima posizione per Sebastiano Murtas, tutte per lui le telecamere, Murtas e Osama Bin fanno il vuoto, Osama Bin ancora in prima posizione, allunga sugli inseguitori, c'è comunque Sogni che ha fatto una buonissima corsa e si sta guadagnando una ottima seconda posizione con Osama Bin che va a vincere, Sogni in seconda posizione, la terza posizione mi sembra sia per Michel Puzzu oppure per lo scosso, non sono sicurissima. Siamo alla sesta corsa penultima prevista nel lungo pomeriggio e freddo pomeriggio
nella pista del tamburo. Sono sei cavalli che disputeranno questa corsa. Surre, Tabar, Teresina Mia, Rio Manigos, Fulmine Femmine, Porto Alabe, già in posizione Surre con Carlo Sanna, giubba bianco-viola per lui, accanto a lui c'è Marco Bitti con Tabar, la giubba di Marco Bitti è verde-bianca, quindi c'è Alessandro Cerzosimo con Teresina Mia, giubba nero e gialla, accanto a lui c'è Giosuè Carboni con Rio Manigos, la giubba di Giosuè è verde e gialla, quindi c'è Fulmine Femmina con Giuseppe De Rio, anche per lui giubba nero e gialla. Fulmine Femmina è l'unica grigia del gruppo, quindi ben riconoscibile. La rincorsa è per l'espertissimo Porto Alabe con Alessio Giannetti. I cavalli sembrano abbastanza tranquilli. Vediamo se questa mossa sfilerà via in tranquillità. C'è fuori posizione Cerzosimo con Teresina Mia, Carlo Sanna allo steccato, ora c'è un po' di confusione, sono tutti spostati verso il basso, c'è soltanto Fulmine Femmina che invece è tutta all'esterno nella posizione che gli compete. Giuseppe De Rio e Fulmine Femmina, tranquillissimo anche Rio Manigos con Giosuè Carboni, e ora anche gli altri sono tutti in ottima posizione. Infatti la mossa è buona con una bellissima partenza da parte di Rio Manigos e Giosuè Carboni, che guadagnano immediatamente la testa delle operazioni. Bella partenza anche per Fulmine Femmina, che infatti gira seconda con Giuseppe De Riu, dietro c'è Carlo Sanna con Surre, ma la prima è ancora per Rio Manigos. Rio Manigos in prima posizione con Giosuè Carboni, bel galoppo anche da parte di Fulmine Femmine e Giuseppe De Riu, che mantiene una distanza di tutto rispetto su Rio Manigos, ancora prova ad attaccare Giuseppe De Riu con Fulmine Femmina, ma si difende bene e gli risponde davvero molto bene Rio Manigos a Giosuè Carboni, prova per linee interne a sorpassare. Fulmine Femmina in questo momento guadagna la testa delle operazioni, Carboni ha ripreso il cavallo in mano, Fulmine Femmina in prima posizione con Giuseppe De Riu, si fa avanti anche Carlo Sanna con Surre, un potente baio di 6 anni di Carlo Sanna, e dietro sta venendo fuori molto bene con tutta la sua esperienza, è davvero ben condotto da Alessio Giannetti, Porto Alabe, dalla rincorsa riesce a guadagnare la testa delle operazioni, davvero una bella corsa da parte di questo Sauro di 9 anni, espertissimo della piazza, esordito giovanissimo, ha corso sempre, infatti giustamente esulta Alessio Giannetti che ha la meglio su Carlo Sanna e su Re e su Tabar e Marco Bitti. E siamo giunti alla sesta corsa nella pista del tamburo, veramente solo la passione ci ha tenuto qui fino a quest'ora, è veramente freddissimo, sono fra l'altro riusciti a mantenere gli orari previsti nonostante una partenza in ritardo, ma è davvero molto molto freddo. Sono 6 cavalli che parteciperanno a questa ultima corsa, naturalmente attesa per Quadrivia, che è di rincorsa e che tutti ricorderete aver dato qualche problema al Palio di luglio del 2016. Terza Perla, Tornasol, Lauretta Mia, Tonina, Soleandros e Quadrivia. Sono tutti abbastanza tranquilli, ma c'è stato invece in questo momento un abbassamento precauzionale del canape, perché Terza Perla con Antonio Mula, una piccola forzatura, e Enzo Giorgi che è stato bravissimo ad abbassare immediatamente. Enrico Bruschelli con Tornasol, giubba verde e azzurra, Antonio Mula con giubba giallo-nera, accanto a lui c'è Tonina con Luigi Carrus, giubba blu e argento, e ancora c'è Andrea Coghe con giubba nero e fucsia, Soleandros con Michel Puzzu che in questa corsa ha una giubba giallo, verde e fucsia, mentre la rincorsa è per Luca Paddeu, appunto con
quadrivia, occhi su di lei. In realtà sembra abbastanza tranquilla la cavalla e la mossa è valida, con una bellissima partenza da parte di Tornasol ed Enrico Bruschelli. Enrico Bruschelli e Tornasol che guadagnano la testa delle operazioni. Gira in seconda posizione Michel Puzzu, ma viene fortissimo avanti Quadrivia con Luca Paddeu. Ancora la prima posizione però è per Tornasol, che riesce a difendersi dagli attacchi di questa femmina potentissima. Prova dall'interno, ma c'è uno scivolone da parte di Quadrivia e Luca Paddeu giustamente la riprende immediatamente. Ancora Michel Puzzu in seconda posizione, ancora la prima posizione per Tornasol. Bel tempo di galoppo per Tornasol ed Enrico Bruschelli. Enrico Bruschelli e Tornasol ancora in prima posizione, ma viene fuori molto molto bene Lauretta Mia, l'espertissima cavalla di Andrea Coghe, che prova ad attaccare Tornasol. Andrea Coghe su Enrico Bruschelli, prova ad attaccarlo per linee esterne, prova a difendersi Tornasol con Bruschelli, ma alla meglio la femmina Lauretta Mia. In questo momento ha guadagnato la testa delle operazioni con Andrea Coghe a condurre. Andrea Coghe in prima posizione con Lauretta Mia in prima posizione. Tornasol viene ripreso, viene fuori molto bene invece Tonina con Luigi Carrus. La prima posizione per Andrea Coghe e Lauretta Mia in prima posizione, la seconda posizione per Luigi Carrus e la terza dovrebbe essere per Bruschelli e Tornasol.